surprise, motherfucker. Benvenuti, eccoci in un altro video nel nostro canale. E non so, magari adesso vi starete chiedendo del tipo, Skull, ma che cazzo ci fai 301 coppe? Ebbene, allora, sono a 301 coppe. Perché? Perché appunto nell'altro video vi avevo parlato di un modo per vincere tantissime difese in una sola lega. Insomma, è una cosa abbastanza difficile da fare. Una solita dici, vabbè, se ti va bene fai 15, 16, 20 difese vinte al massimo. E invece in questo modo potete tranquillamente vincere di più, tipo 60, 70, 80, anche di più, cioè. E allora, sono a 301 copie perché? Perché, allora, la prima cosa da fare in questo modo per vincere tante difese è scendere al minimo possibile di qualsiasi lega, cioè 301 coppe, perché già se sei 300 ti toglie lo scudo, cioè lo stemma, e sei senza lega, e quindi non ti conta negli attacchi, nelle difese. Si scende a 301 coppe e si cerca di mettere il municipio più fuori possibile, quasi più fuori possibile, lasciando intendere che sia facile arrivare lì e farti culo, per dire, no? Perché molti di quelli piccoli o non conoscono, cioè non sono secondo account, quindi o non conoscono bene il gioco e dicono, oh, guarda, c'è un municipio che è quasi fuori, è abbastanza facile, attacchiamolo, e lì c'è la loro fine, la loro morte. Quindi si tiene un municipio fuori e se hai anche abbastanza risorse, non so, come in questo caso tieni i depositi abbastanza fuori, loro saranno anche tentati di voler spaccare il municipio, prenderti un po' di quelle risorse lì, solo che ovviamente c'erai Tesla qua nascoste, una bomba gigante, un assalto, un mortaio qui che ti arriva in zona, la torre dell'arciere, anche una difesa aerea, un'altra torre dell'arciere, cannone qui un po' più lontano, e quindi sarà il loro, ma la loro fine, il loro macello. Vabbè, qui c'è anche il castello, ma è più indietro nel caso riescano a sfondarti un po'. E io avevo già provato a farlo questa cosa un annetto fa, anche 3 mesi fa, e bene o male tutte e due le volte sono arrivato sulle 70-80 difese vinte in una sera quasi, perché ti attaccano, tu vinci tante difese, magari il mattino dopo sei arrivato a 900, poi ti togli lo scudo, vai in offline, ti riattaccano, risale a 1200-1300, praticamente non facendo nulla, vincendo difese. E questa è una buona cosa per vincere tante difese, magari per quelli che vogliono, sto sbagliato di qui, che magari vogliono fare la missione, so, indistruttibile, di difenderti da tante difese. Magari quelli che sono 200 devono arrivare a 250, o quella che devono fare quella prima, possono adottare questa tecnica per vincere un po' la sverta e levarsi dalle balle una delle varie missioni che si devono fare. Ed è quindi una cosa abbastanza comoda, funziona, beh, principalmente per i livelli alti, insomma municipio 9-10 come i nostri, così che è facile arrivare ancora più in alto vincendo difese in questo modo, quindi è abbastanza divertente. Se no, vabbè, anche per i municipi a 7, all'8 comunque, che arrivano fino in Lega Oro facendo questo modo, si vincono un po' tante difese. Allora io adesso metto qui in pausa, chiudo questo filmato e se non farò un altro video proseguirò sempre su questo, riprendendo più avanti, facendo di vedere se avrò vinto un paio di difese, di quanto sarò salito senza attaccare né niente. Quindi adesso stacco, ci vediamo dopo, riprendiamo subito dopo, bella! E finalmente vi farò vedere quello che vi avevo anticipato nella prima parte del video, di come vincere tante difese. Allora, avevamo interrotto la registrazione un paio di giorni fa, che ero a 301 coppa. Adesso, come vedete, sono a 1275. E praticamente, a parte, vabbè, qualche attacco alla scazzo che mi stavo annoiando, fatto tutto il resto è dovuto a difese vinte. E ora state osservando che ho questa esposizione del villaggio, non è quella che ho tenuto fino a poco fa per vincere le difese, ma cioè ho messo su quello ricopio che voglio risalire abbastanza facile, almeno con questo sono sicuro che le vinco tutte. E magari anche quelli piccolini si concentrano magari a prendere i depositi che sono abbastanza esterni, vabbè, cavoli loro, cioè nel senso, loro prendono magari qualche risorsa, me danno le coppe e meglio così. Allora vediamo, adesso sono passati 2 giorni da quando la prima parte del video, come vedete ho vinto 45 difese in 2 giorni. Ho vinto le 45 difese, adesso sono, vabbè, un totale di 1073, perché vabbè, ero già oltre le 1000. E come potete vedere fa, vabbè, a parte 2, che vi dico già subito che ho perso perché stavo testando la nuova disposizione villaggio che ha fatto schifo, cioè nel senso, erano comunque 2 vendette, quindi mi hanno attaccato 2 forti anche se ero basso di coppe, un 30% e una stella me l'hanno fatta, quindi vabbè, ma solo 30%. Come vedete tutte le altre sono state vinte.
Poi vedete, vabbè, qui poi ci sono quelli che vanno con i fulmini, perché ovviamente l'unico loro modo che sanno per prendere tanto di giro nero è usare fulmini. Qua sono le due che ho perso, una disposizione un po' del cazzo, la vedete comunque sempre solo 30%. Tutte le altre le ho vinte, e non le fa vedere neanche tutte perché non ci starebbero tutte quante nell'elenco. Ma come vedete, in questi ultimi 2-3 giorni ho vinto tutte queste difese, alcune con attacchi abbastanza seri, altri vabbè, con truppe un po' ridicole, insomma, solo per scendere di coppe. E come vedete, no, più 30, più 22, più 15, così, e difesa vinta, difesa vinta, difesa vinta, tutte quante sono difese vinte. E vabbè, poi appunto altre non me le fa vedere, comunque sono per un totale di qua 45 di difese vinte. Adesso non fa vedere il replay di come, di che disposizione avevo prima, però ve la posso far vedere se non l'ho modificata. Io usavo, ecco qua, questa disposizione, che come vedete è abbastanza buona perché da sinistra protegge, direi in maniera discreta, il villaggio, cioè nel senso, magari ogni tanto buttavano qualche arciere, qualche goblin lì per rendere le risorse facili, cioè nel senso dalle miniere, e poi mettevo qua il municipio. Come vedete qui è aperto, cioè teoricamente non volevo tenerlo aperto, poi siccome per il fatto che c'era regali non c'avevo voglia di toglierli, ho detto proviamo a lasciarli aperti, così magari quelli che giocano da poco così vengono tratti in inganno, vogliono prendere il municipio, magari il deposito che lì di fianco, e il mortaio, le tesle, la difesa della torre dell'arciere, così fanno il loro bel casino. Poi questa è stata abbastanza full perché ce l'avevo un filino più avanti e faceva molto comodo perché magari le truppe che entravano prima tratte da deposito entravano dentro il raggio della trappola di scheletri, e arrivando vicino per colpire i scheletrini tiravano fuori anche le truppe del castello che erano lì lontani, e magari anche se qualcuno mi attaccava con truppe un po' più serie gli facevo un macello uguale. Molti altri provavano ad entrare da questa zona qua per andare sul deposito di Laser Nero, non ci riuscivano quasi mai, e quindi mi sono fatto queste 40 passa difese vinte in maniera abbastanza facile. Poi come vedete adesso sono 1275, quindi adesso faccio ancora oggi, domani, magari dopodomani a tenere ancora questo modo di fare, magari arriverò tipo 60-65 difese vinte, me ne torno nella mia, cioè in Lega Cristallo, poi da lì inizierò a farmare un po' selvaggio e ritornare nella Lega Master, dove sto di solito a farmare. E niente, quindi questo qui è il video, come vi ho spiegato, quindi come fare a vincere tante difese in una sola stagione, se poi magari appunto vi serve voi per completare gli obiettivi, come dicevo, magari siete a 200, dovete fare quella 250, fate così, in un paio di giorni ci arrivate. Oppure per chi magari non ha niente da fare, appena mandato tutte le strutture in app, tutti i muratori occupati, e magari ha poche risorse così, vuole fare una roba abbastanza veloce, scende giù di coppe, fa 3-4 giorni, se li passa così, accumula dagli estrattori e vince un po' di difese, si diverte anche abbastanza perché poi alcuni attacchi sono proprio ridicoli. E boh, non so che altro dirvi, spero che questo piccolo consiglio di come vincere tante difese vi sia servito, vi possa essere stato utile. Ci vedremo nei prossimi giorni con qualche altro video, magari ne farò uno dove mixerò insieme le ultime due guerre che abbiamo fatto qua in Accademia, che i ragazzi sono comportati davvero molto bene. E come vedete non ne perdono una da più di un mese. E magari vi analizzerò queste ultime due guerre, che sono stati degli attacchi abbastanza carini, anche da 3 stelle, fatti bene, così vi farò vedere come si fa con i municipi all'8 e 9, vincere tante difese. Vabbè, con questo vedremo, cioè vincere tanti attacchi in guerra, però con questo lo vedremo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo spiegazzo come vincere tante difese. Intanto stiamo per arrivare a 30 iscritti al canale, vi invito sempre a lasciare un mi piace, magari a commentare se volete chiedere qualcosa, avete qualche consiglio, e iscrivervi al canale. E niente, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!